Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. È cambiata la visuale di, diciamo, di facecam, la mia facecam, perché ho cambiato un mobile e quindi adesso purtroppo non ho una base decente dove appoggiare la videocamera. Quindi ragazzi, spero che non vi dia fastidio avere questo genere di distanza o comunque sia di facecam. E poi ragazzi, vi volevo dire, volevo un pochettino fare l'analisi del pacchetto nuovo che c'è, Devastation di Call of Duty Ghost. Non mi soffermo sul multiplayer perché sapete tutti cosa ne penso. Penso che sia ormai giunto, cioè, alla fine, perché fa veramente cagare, fa veramente incazzare, anzi non fa cagare, fa incazzare per le persone che ci sono. Quindi ragazzi, volevo evitare il multiplayer e soffermarmi principalmente sulla modalità, come cazzo si chiama ragazzi, Mayday, quella estinzione, che non ho messo nuova, la nuova mappa di estinzione che dove c'è il Kraken, una cosa del genere. Quindi ragazzi, andiamo su parità pubblica e andiamoci in estinzione in Mayday. Allora ragazzi, siamo su Mayday. Allora, prima di partire, volevo dire che giocando in multiplayer, cioè sono andato in multiplayer a giocare poco a poco, è successo, diciamo che l'ho cominciato nella mappa, quella, avete presente dove c'è il tempio maglia? Quello là, proprio quella mappa ho iniziato. E sinceramente mi sono subito girato di coglioni perché ho trovato gente che sbucava dalle rocce e mi sparava, come lo so, avete presente quando sbucate dagli angoli, così? E io veramente già da lì mi sono incominciato a innervosire perché giustamente non è possibile che subito entro in lobby e trovo già una miriade di camper. 3-4. Dai, non esiste proprio. È incazzare sta cosa. Dai, già questi coglioni. Dai. Che cazzo. Già le bombette. Oh, che cazzo. Oh, avete rotto il cazzo, bombette. E questo dove è uscito? Ah, la vostra elettricità. Minchia. La vostra elettricità di merda, da. A bordo devono esserci altri nascondigli simili. Andiamo. Alzati, è solo un grado. Ma non c'ho niente per i progetti, che cazzo. Prendiamo la trivella e andiamo. Allora, c'è una porta lì su. Ah, questa elettricità di merda. Andiamo qui, sgiamo sto codo, va. Facciamoci un po' di boom, mantieni la precisione di TC. Buona. Bravo! Bravissimo, così è già rovinato da. Ah, così. Da 0 possiamo passare a 30%, vabbè. Ok, 27%. Penso proprio che non andremo molto avanti, ragazzi. Comunque, questa modalità estinzione mi è piaciuta veramente. Mi sta piacendo veramente tanto. È già la seconda, quinta, sesta volta che gioco a questa modalità e devo essere sincero, mi è piaciuta molto. Cioè, mi sta piacendo molto. Anche perché il Kraken è una figata, i mossi sono una figata e boh. Le armi, vabbè, trovate di tutto e di più, come al solito, in ogni puntata di Extinction. 33%, non facciamo neanche il punto. Se magari lo ammazzi, cazzo. Ah, sono due, che merda. Sarebbero da trollare sti stronzi. Però non lo faccio. 36%, non ce la faremo mai a fare il 50% perché ovviamente. Bello, mi sono finita anche le munizioni. Grandissima. Non ho neanche punti, grande. Ok, dai, sta finendo la trivella. Comunque io ho prendato, sono arrivato sino al sopra, qui sopra la barca, nel, non lo so come si chiama, lo scafo, roba del genere, boh. Comunque, siccome non me ne intendo, comunque sopra la barca, e non mi avevo, cioè mi ha attaccato solo una volta il Kraken con un suo tentacolo, che alla fine non mi è sembrato neanche tanto forte. Poi ovviamente bisogna aspettare la fine, quando giustamente lo sfideremo faccia a faccia, face to face ragazzi. Cosa impossibile per me, anzi, cosa impossibile con questi tipi. Questi qua sono i come cazzo, i cripti di non canterini, che si arrampicano. Sono tipo Tarzan, i cripti di Tarzan. Apri armadietto, chiave no, esaminare. Oh, le stronzo, sono miei soldi.
Oh, il cazzo che me li prende. Allora, un punto abilità. Quindi mettiamo qui. Qua c'è qui, zio. Ma vaffanculo, ho comprato l'arma per niente. Esamina. Non esamina, ok. Perfetto. Cos'è? Servirà. Munizioni, va, piglia munizioni. Ok. È vero, questa scivolata, ragazzi, mi manca troppo. La dovrebbero mettere su Titanfall, sarebbe una bestia. Sarebbe veramente una figata. Questi qua comunque partono troppo a raffica, vanno troppo veloci. E poi, minchia, ci sono i nostri compagni che già sono già in schermo condiviso, da quello che posso vedere. Vediamo. Ninja, sì, infatti sono già in schermo condiviso questi due deficienti. Perché li vediamo bianchi? Uccidi 10 nemici con una distanza almeno di 20 metri. Sì, vaffanculo, un'altra sfida impossibile. Almeno se le sfide impossibili capitano ora, ce la fai. Ce la faremo mai a fare una 10 da 20 metri. Impossibile. Sto acido di merda. Non ho ancora visto scorpioni qui. Oh, che cazzo! Oh! Oh, ma! Ma ve l'hai fatta? Oh, hai rotto il cazzo! Levati alla minchia, va! Bolle di pus. Guardate belline, ragazzi. Guardate che belle. Oh, hai rotto la minchia. Da cartoni in testa ti prendo. Cartoni di latte. Di latte Parmalat! Appa, si è rotto. Oh, ancora, ancora. No, dai. Ho capito. Dai, aiuta, muoviti. Ecco le piante, ragazzi. Questa, ragazzi, si chiama la marijuana dei criptidi. Grazie, ragazzi. Gentile, mi danno anche una mano. Se magari li esplodete questi stronzi. Siete pochi. Siete sveglissimi. Oh cazzo, sto veleno di merda! Che cazzo! Però non sono i coglioni a me, sti coglioni! Cioè, mamma mia, a me! Solo a me! C'hanno proprio con me! Porca Eva! No, no, no! Ah, sono questi, specie di scorpioni nuovi! Le merdine che si attaccano ai muri. Oh, ti dovevamo noi, aspetta. Questo rumore non mi piace, cazzo. Stanno canticchiando questi cazzo di criptidi. E levati dalle palle. E quello parte diretto. Bravo, sei il migliore, cazzo. Aspetti 2 secondi, magari fai un piacere agli altri. Bravo. Non ci dai neanche il tempo. Ok, ragazzi, penso proprio che questa partita finirà molto presto, perché questi qua sono veramente stupidi come pochi. Qua, ma arrivano tutti in onda. Arrivano qua, anche quello. C'è anche quello che diventa invisibile, che non mi ricordo neanche come si chiama. Bravi, bravi. Minchia, siete intelligenti come pochi. Porca Eva. Ma porca puttana, quando faccio il video mi becco gente incompetente. A questo punto era meglio farvi vedere un gameplay dove scleravo male. Ti ho rotto le palle, muori, va. Vai, volete continuare? Andate avanti, va. Visto che siete così bravi, avete capito come funziona tutto il gioco. Vai, vai, andate, andate. Che ci incurano a sangue nuovamente. Prepararsi all'impatto, Cifuno. Enorme. Poi, ragazzi, possiamo giocarcela anche insieme questa partita. Una partita così. Vedete, questi coglioni partono senza aspettarmi. E poi ovviamente muoio. Cristo, ecco il tentacolo di merda! Il tentacolo... Minchia, una liana. Ecco, che ovviamente ne sputa. Oh, hai rotto il cazzo, devi morire. Oh! Devi mollare questo, grande. Lo molli?